Amici miei, bentornati qui su Mandra Gaming, il canale più monumentale del tubo, ragazzi. Monumentale perché ci troviamo appunto davanti a Monument Island. E l'obiettivo è trova la ragazza. Ok. Ci siamo, ragazzi. Secondo me ci. Chiedo perché l'abbiano rinchiusa qui. Non lo so, forse è una donna pericolosa? Attenzione, chiuso, accesso evitato per ordine dell'autorità di pubblica sicurezza di Columbia. Ma vai a cagare, adesso ci penso io. Sì, prega. Oddio, ho cambiato arma. Sì, no. Sì. Cosa devo fare? Non è abbastanza sali per questo Vigor. Ok. Il mandra già si è bloccato, amici. Che cosa minchia devo fare? Ecco, ok, sì, bene, vai, vai, vai. Kudo! Da! Perfetto. Scendiamo. Ok. Il seme del profeta siederà sul trono e ricoprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Va bene, con questi presupposti siamo assolutamente. Una rosa blu! No, era viola. Questa qua è viola, sì, benissimo. Il campione è pericoloso. Seguire i protocolli di quarantena. Il campione, cioè. Chi è? Prendiamo un po' di soldi intanto perché, sai, stiamo per morire e noi prendiamo dei soldi. Allora, Voxafono, vai. Jay, sì. Immagino che anche in una zona d'accesso limitato a questi ragazzi bianchi serva qualcuno che pulisca i pavimenti. Ogni giorno mi fanno i complimenti per la chiarezza del mio linguaggio, perché ho studiato un po'. Ma mi ascoltano? Diavolo. Sanno della cosa di sopra. La spiano tutto il giorno mentre fanno finta di non sapere che cosa sta facendo a questo posto. Qua erano tutti bei razzistoni proprio, eh. Poi quella cosa lì sopra, cioè noi stiamo andando a prendere una ragazza o. Cioè, o un bioma, un mostro, un robot. Cos'è questo? Morfologia. Anni 1, anni 5, anni 11, anni 17. Mamma mia, questa è stata rinchiusa per sempre, cioè da quando è nata qui dentro. A occhio e croce, secondo me sarà pure incazzata. Quarantena, mamma mia, ma non può essere un mostro, dai, ma poverina, è una ragazza. Pericolo, non parlare con il campione. Ancora, io parlo con chi mi pare. Allora, qui c'è dell'elettricità che sicuramente non è nostra amica, quindi F. Cosa fanno questa? Ehi, ehi, ehi. Che c'è scritto? Poetry Book. Poi, vai. Compagno. Niente. Ok, li premo tutti e vaffanculo. Credo che sia la soluzione sempre più. No. Posso passare? Sì, posso passare, ma. Non credo ci servirà molto. No, perché hai preso le sigarette? Vabbè. Non ci è servito a nulla, meglio così. Una stanza, come si chiamava quella per sviluppare le foto? La camera nera, no? Stanno Non mi osservando. ricordo. Sì, me ne sto accorgendo che la stanno osservando dei. Cosa c'era scritto qua? Non lo so. Usa la radio. L'ho spenta, meglio così. Qua. Torniamo indietro. Qui c'è stato un po' di casino, sapete? La notte qui quando giocano a poker c'è una puntata che non va bene, allora si incazzano un po', ma è anche normale, sapete? Allora, più sali, sì. Moneta d'argento. Eh sì, adesso comincerò a stare attento a quello che raccolgo, perché se no mi diminuiscono i sali. I sali in questo gioco, come ho già detto, il sale marino è molto importante. Che c'è scritto qua? Non lo sapremo mai. Ok, sempre più vicino a questa ragazza, immagino. Kit medico piccolo, Voxafono, vai. Ok, capo, signore, mi ha chiesto di registrare per il profeta, quindi eccomi qui. Ho sostituito l'intera scatola fusibili, come richiesto, e le luci funzionavano bene ieri, ieri sera. Oh, signore, no, no, no!
Cosa cazzo è successo? Cosa diavolo le stanno Non lo facendo? so, ma secondo me è molto incazzata per questo. Ah, pensavo che mi avevano chiuso dentro. Che brutto. Che brutta cosa, guarda. Non mi fate rimanere. Fatemi uscire fuori da qua subitissimo. Ma siete pazzi? No, no, io là dentro non ci ritornerò mai più, assolutamente proprio. Qua? Ma qua non è. No, 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 questa è nuova. Vai col boxafono. Immaginare il proprio futuro è una cosa, e un'altra è vederlo. Perché io ho visto i semi di fuoco che prepareranno la Sodoma di sotto per l'avvento del Signore. Ma sarà Elisabeth a gettare quei semi, non io. Io cadrò prima che il lavoro sia compiuto. Ma lei raccoglierà il mio fardello. Il Signore mi sta chiamando. Sento il suo amore in ogni tumore. Perché questi rappresentano il treno che mi porterà alla sua stazione. E me ne andrò felice, sapendo che Elisabeth prenderà il mio posto. Ma sta giungendo il falso pastore per far perdere il mio agnello. Non salirò su quel treno finché lei non sarà al sicuro dalle sue menzogne. Beh, il falso pastore immagino sia io. Questa Elisabeth cos'è? La nuova procreatrice per il nuovo mondo? Non lo so, che veramente. Autosalvataggio, benissimo. Tira la leva. No, non la tiro nemmeno se mi paghi. Attiva localizzatore del soggetto. Attiviamo prima la leva, va. Attivata. Sì. Salve. No. C'è nessuno. Attiviamo lo Spogliatoio. spogliatoio. Dobbiamo andare là. Perché proprio lo spogliatoio? Ehi. Non capisco perché proprio lo spogliatoio. Ma chi era? Ma chi era? Mamma mia, povera ragazza. Tenuta qua per sempre, praticamente. Proprio tutta sta protezione. Manco fosse un mostro, dai. Insomma, poverina. Qua che ci abbiamo? Mi piacciono queste leve da. È lei. Ciao, carina, sei molto carina. Ma ho paura di te. Perché mi sembri un po' sclerata, poverina. D'altronde, bella. Sta recitando, benissimo. No, è scappata via. Dining room. Vedi, ogni. Cioè, le hanno praticamente costruito una casa su misura, come i topi, e ogni stanza è completamente spiabile, cioè registrabile, ci hanno messo la cinepresa davanti. Perché però? C'ha qualche potere questa ragazza? Mo la spio pure mentre mangia, si dining room è cena. No, sta sempre recitando. Ragazza molto bella, però poverina, ovviamente ha. Cosa cazzo stai facendo? Un barco Lei? dimensionale! Cos'è? Porca troia! Oh, chiudi! È in grado di aprire dei varchi dimensionali per andare ovunque, cioè. Qualsiasi cosa fosse, non ha niente a che vedere con la No, roba che devo altro. È fare. per questo che vogliono sta ragazza, sicuramente, per questo potere qua. Ho capito, ma cioè, se gli riporto questa non pago solo il debito, pago. Cioè, mi dovete dare qualcosa, altro che poi, povera ragazza, sfruttarla per questi poteri innocenti. Cioè, noi potremmo andare in qualsiasi parte e in qualsiasi momento. Non è per niente un bel potere. No, 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 figurarsi. Questo lavoro non fa che peggiorare. Tu che feci sei andata a infilare pure dentro? Benissimo. Salvataggio profilo? Voxafono, vai, sì, mi piacciono i voxafoni. Cosa rende diversa la ragazza? Sospetto che abbia a che fare più con ciò che non è che con ciò che è. Una piccola parte di lei rimane nel posto da cui è venuta. A quanto pare all'universo non piace mescolare troppo le carte.
Mamma mia, tutti questi pareri inutili, ma che cosa state dicendo? Allora, questa qua, la La libreria, la biblioteca. biblioteca. E qua? Sempre la biblioteca, benissimo. Piaceva, c'erano anche due biblioteche invece di una. Beh, d'altronde la cultura come prima cosa. Apri la porta. Io intanto c'ho il segno del pastore falso, quello del peccatore. Oh, chiudi, chiudi! No, ma che te apri? Porca vacca. Va bene. Insomma, Posso no, non ce la farcela. puoi fa. Qua c'è un vento micidiale. Ma forse ce la faremo davvero. Ok. Capirà, mo' imbocchiamo così a questa ce la. Ma che minchia sei tu? Mi squarcia, mi porta tipo in un varco dimensionale del mondo sconosciuto. Questo è facile che mi vede sbrocca perché dice, capirai? Sono 17 anni che sto completamente da sola. Oh, no, 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 no,
Ciao. Calla, mi sta a tirare pure i libri addosso. Piantala! Non te credo. Vuoi piantarla? La vuoi piantare? No. Sono qui per farti del male. Chi sei? Mi chiamo DeWitt. Sono un amico. Sono venuto per portarti via di qui. Non mi picchia. Pischelletta, stai calma. Stai calma. Sei reale? Sì. Abbastanza reale. Cosa c'è sul mignolo? Sta arrivando. Devi andare. Chi è che sta arrivando? Non ti conviene essere qui quando arriva. Solo un minuto, mi sto vestendo. Posso portarti via. Ma chi è? Non c'è via d'uscita, credimi. Basta, sei troppo impaziente, basta così. E con questa? Di che si tratta? Questa è la via d'uscita, no? Ma che stai... Oh, dammela. Beh, che ci dobbiamo fa? Chi è che te sta a chiamare? Perché stai fuggendo così? Dov'è? Ok, questa è una super porta cazzuta. Ok, e l'abbiamo aperta. È un'uscita. Spingi. Oddio, l'allarme. No! Bastarda, ma mi lasci da sola. Apri sta porta, sbrigati, spingi. Forza, da questa parte. Ok, fuggi dalla statua con Elizabeth. Ma forse c'era qualcosa di interessante lì dentro. No, scusate, non me ne frega assolutamente niente di cosa c'era lì dentro. Scappiamo è subito. È il suo lavoro tenermi rinchiusa qua. Ho capito. Questo lo vedremo. Porca c'è miseria. Aspettami. No. Chi sei? Perché sei venuto qui? Ma pensa a scappare, ma che te frega di sapere queste cose. Ti devo dare in mano a dei brutti ceffi perché c'è un sacco di debiti. Ma tu fai finta di non sapere queste cose. Inventagli una calla. Vai. Calla, guardi, inventa che una bucia, per chi non lo sapesse, amici. Alzami! Aspetta! Alzami! Presto! Corri! Aia! Che cazzo è questo? Mi urla così? Porca puttana! Chiama l'ascensore! Ti pare fare... Chiama l'ascensore! Premi il pulsante! Premi il pulsante, brava! Tienilo premuto! Sbrigati! Osservando. Sì, buongiorno. Tutto questo tempo. Perché? Perché mi hanno messo qui dentro? Apri dei varchi dimensionali. Secondo te che sei? Sei la ragazza che se ne va da questa torre. Oh, ecco. Yeah! Questa è l'unica cosa sicura, puttanaccia. Questo non è assolutamente possibile. Come cosa non esiste. È un formaccio, un'aquila orribile. Un coso dal becco enorme. Ma che cazzo? Sì. Di qua. Dai, insomma. Sta facendo un pezzo. Lo so, me ne sto accorgendo. Attenta, Elizabeth. Dai. Come conosci? Non te lo posso dire. Non ora. Dove devo andare? Mi sono perso, di qua. Corri, che c'è questa bestia schifosa. No. Dove? Aspettami, io c'ho un'età, non riesco. Spostati, provo. Apri con la tua forza erboruta. Wow! Spingi. Ma su non c'è via per sopravvivere se andiamo su. Mamma mia, l'ho visto, bruttissimo. Ho visto una zampa dell'animalaccio. E mo che si inventiamo? No! Acchiappala! Aggrappati! No! Scendiamo da qua, vi prego! Non ce ne voglio più stacchi, prego!
caduto. La torre, la statua è caduta a pezzi. Che assomiglia anche a questa ragazza, ma credo che sia proprio questa ragazza. Oddio Batman, ma chi cazzo è quello? È il mostro che mi sta aspettando. Oddio, la statua è caduta a pezzi. Siamo dei vandali di merda. Dinamite. No 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 no. Oddio, l'uccellaccio. L'uccellaccio brutto. Bussa via. Sei orribile. Chi è che ti ha sparato? Sei ferito. Ah, l'acqua non ti fa bene, eh? L'acqua non ti fa bene, ti si è spaccato l'occhietto, eh? Eccala, altro trip mentale. Signor De Witt! Signor De Witt! Questi sono quelli che vogliono il saldo dei debiti. Mostrati pure da su. Elizabeth, questa canta. Avevamo un accordo. Infatti, che cosa volete fare? Cosa volete fare di lei? Apra questa porta immediatamente. Volete farle del male? Infatti, mi stanno avvenendo i dubbi di coscienza. Che gli volete fare? Aprimo. Aprimo. Anna. Anna. Ovviamente ci stanno venendo dei dubbi morali. Mi hanno detto di dire alla ragazza ciò che si vuole sentire. Ciò che vuole sentire, basta che venga con me. Certo, perché se gli dimo che la vogliamo portare chissà dove e chissà da chi, ovviamente potrebbe ribellarsi. Quindi noi in questo gioco, per il momento, siamo delle merde. Lo possiamo dire tranquillamente. A meno che non salviamo la ragazza e la lasciamo andare. La respirate. Ci ha fatto il coso, come si chiama? Il massaggio cardiaco. Ma sei gentilissimo. Ci ha salvato pure la vita questa, No, sono io. Elizabeth, stai bene? Sì, tesoro, sto bene, grazie. Ci ha salvato la vita, no? Di nuovo tra i vivi. Non possiamo portarla. Sto bene. Sei quasi annegato, hai bisogno. Ho detto che sto bene. Oh, trattala bene, Soltanto me. Siamo proprio stronzi noi comunque, La senti? È musica. Musica. Va, io. Solo bisogno di. Ok, farò in fretta. Farò in fretta, De Witt. Già si ricorda il nostro cognome? Noi intanto ci rifacciamo un altro bel trip mentale, figurarsi. D'altronde, al giorno d'oggi. Ecco. Bene. Dov'è lei? Trova Elizabeth. Quella ormai si sarà intrippata con tutte le cose reali che può toccare, figurarsi. Bene, signori, salve, io sono completamente vestito e a voi non vi frega proprio niente. Notate i bei costumi che andavano, insomma, all'epoca, costumi proprio veramente all'ultimo grido, dove tu puoi proprio intravedere queste gambe bianche color latte pallido e queste acconciature di merda. Guardate il mare, che dovete stare a guardare a me? Premici per rialzarti in piedi, io so, gabbiani come se non ci fossero domani, bambini che sono terrorizzanti, cioè due gemelli vestiti uguali, e io intanto mi frego le vostre monete d'argento, secchi uguali, pale uguali, siete brutti alla stessa maniera, cioè proprio avete lo stesso costume, bruttissimo e orribile, questi signori che dentro l'acqua, azzozzi, ah no, siete bambini. Dai, non fare la fregnona. Ah, belli. Oh, va bene, altri due minuti. Tu hai un'acconciatura decente, tu hai la panzetta d'avvocato. Beh, possiamo andare. Abbiamo preso per il culo abbastanza persone, direi. Hai visto una ragazza? Sì, bravo. Cos'è? Una specie di imbonimento? Perché non mi interessa. Che vorresti di? So cercare mia figlia, posso cercare mia figlia? Allora, ragazzi, scusate, avete visto? Mamma mia, quanto siete brutte. Bene, io vi lascio qui. Hai visto una ragazza? Sì, con una blu. No? No, ma sono senza accompagnatore se stai cercando compagnia. Bella maialona. Ehi tu, bella puledra, hai visto una... No, non hai visto nulla perché non mi rispondi nemmeno. Qui non si può salire. E allora corriamo. Vediamo un po' questo se ci può dire qualcosa. Bella, pelato. Allora, come va? Mamma mia, sei brutto come l'altri. Con questi ci avevamo già parlato?
Ehi, ragazzi, salve. Gonna blu, capelli scuri. Ma guarda questo. Perché non ci dormi sopra, capo? Ma andate a cagare, brutti deficienti. Ehi, sto cercando una ragazza. Come sta questo che è spalle? E chi non la cerca, fratello? Si vede che eri deficiente. Oh. Va a cagare, ma... Che ci abbiamo là? Aspettate, che vedo delle cose luccicose. Un boxafono. Il profeta saprà anche come va a finire la sua biografia, ma io non riesco a pensare come iniziarla. Lo scrittore. A parte le storie da bambini che ti spacciano alla sala degli eroi, qualsiasi cosa precedente al battesimo è stata, e cito testualmente, lasciata sulla riva. Hop! Urleranno al plagio, ma le prime 30 pagine le riempirò rimaneggiando le scritture. Dirigibile. Potrebbe portarci via di qui. Sì, esatto, potrebbe. Potrebbe portarci assolutamente via di qui. Una tempesta di sabbia. Usiamo il kinecoso. Tana delle corazzate. No, baia delle corazzate. Cosa stai leggendo, Mandra? Tana. Bene. Tutto molto bello. Bene, grazie. È stato un apporto molto importante, direi. Aspettate un po'. Cos'è qua? Salve. Salve. Tutto truccato. Voglio solo la giusta paga per un giorno di onesto lavoro. Sì. Hai visto una ragazza gonna blu senza che mi prendi per depravato? No, non mi risponde nemmeno. Ok, allora ruberò i tuoi soldi per punizione. Ok, ok, benissimo. Perfetto, sì. Ok, prendiamo tutto, amici. Ok. Perfetto. Ok. Ok, amici miei, 21, quasi 22 minuti, tantissimo, ragazzi. Quindi direi che per questa puntata va bene così, la terminiamo qui, ragazzi. Quindi, se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su, amici miei. Condividete il video, condividete il canale, iscrivetevi alla fanpage di Facebook, ragazzi. Io vi auguro una buonissima giornata e vi rimando al prossimo video. Ciao!